considerando che i bambini e i ragazzi ad alto potenziale cognitivo e preistudiati rappresentano circa il 5% della popolazione, è altamente probabile che uno psicoterapeuta si troverà a lavorare con bambini e ragazzi con queste caratteristiche e quindi riteniamo che sia fondamentale ampliare la conoscenza del funzionamento di questi bambini sia a livello cognitivo ma anche a livello poi emotivo e relazionale per poter poi orientare al meglio sia la parte valutativa che poi la parte della clinica e quindi diciamo concentrare la proposta terapeutica e l'offerta terapeutica in modo adeguato alle caratteristiche di questi bambini che possono avere delle vulnerabilità e possono avere un funzionamento di alto potenziale cognitivo correlato con dei quadri diagnostici e dei disturbi, e quindi è fondamentale che lo specialista conosca a fondo queste caratteristiche per orientare al meglio poi l'intervento. Sì, è una delle problematiche insomma, più frequenti. Chiariamo che la presudazione ovviamente è una modalità di funzionamento e non è di per sé assolutamente un quadro diagnostico. È però associata a delle caratteristiche di vulnerabilità che possono sfociare in quadri effettivamente patologici o comunque situazioni di disturbo che non vanno confuse invece con le diagnosi sbagliate. Cioè può capitare che un bambino con alto funzionamento cognitivo sviluppi tutta una serie di reazioni emotive e comportamentali che in qualche modo coprono la sua presentazione, il suo talento e che quindi vengano indicate come diagnosi primaria senza considerare la caratteristica dell'alto funzionamento cognitivo. E questo abbiamo visto che effettivamente può succedere che una scarsa conoscenza della presentazione può portare a diagnosi sbagliate. Altri invece sono i quadri appunto che vengono chiamati di doppia eccezionalità, dove la presutazione può in alcuni casi combinarsi con un vero e proprio disturbo e quindi in quei casi il trattamento, la terapia del disturbo deve necessariamente tenere presente le caratteristiche di alto funzionamento per orientare al meglio l'intervento. Possiamo dire che da quando Lido è nato ci siamo sempre occupati di bambini ad alto funzionamento perché appunto sono una delle possibili tipologie di bambini che vengono in consultazione, in valutazione e in trattamento. Negli ultimi anni però nel contesto italiano l'attenzione per questi bambini è notevolmente aumentata. Ci sono state sollecitazioni da più parti, quindi abbiamo lavorato a diversi progetti che ci hanno consentito di conoscere meglio la tematica. Abbiamo fatto tutta una serie di attività formative e informative con le università per formare educatori, docenti e specialisti sul tema. Abbiamo collaborato e stiamo collaborando con il MIUR per far sì che all'interno del contesto scolastico la presentazione venga sempre più conosciuta e quindi ci sia un reale processo di inclusione anche di questi bambini nel contesto scolastico e che abbiano delle proposte didattiche, formative, educative adatte alle loro caratteristiche e poi abbiamo diciamo, portato tutti questi progetti no, pilota e questi progetti di ricerca nell'ambito poi anche della clinica, della valutazione e dell'intervento.